Buongiorno e bentornati a Teleponte per quanto riguarda l'angolo della cucina, ma nello specifico, come ogni martedì, l'angolo con le dolcezze di Annissima, ma come ogni martedì abbiamo un protagonista o una protagonista appunto che realizzerà il dolce della settimana. E oggi sono onoratissima di avere in trasmissione, oltre a una protagonista che fa delle cosine molto particolari e vi spiegherò poi il perché, ma soprattutto un'amica, con la quale ho condiviso anche delle bellissime esperienze, e quindi sono davvero onorata di presentarvi la nostra Carmenza. Vieni Carmenza, Buongiorno, vieni qua da buongiorno. noi. Grazie Anna per la Beh, presentazione. no, guarda, Guarda che mi no, io so che tu sei sempre tanto sensibile, ma io sono davvero felice di averti qui perché intanto ti ho rivista perché è un po' che non ci si vede siamo e persi. quindi, no, perse no, È nel perché senso questione di che mesi che non ci si vede. Comunque, perché poi l'estate ognuno insomma prende un po' una strada, chi per impegni, chi per lavoro, eccetera. Dunque, sono contenta di rivederti. Sono molto felice che tu oggi proponga un dolce tipico colombiano, e dico colombiano perché come dire, bastona sempre perché mi Bra, scappa Columbia. colombiano. Allora, diciamo che la Columbia sta in E sta in America, America, mentre la brava. Colombia sta in Colombia, E sta in quindi Sud ecco, America, giustamente inizia. lei ogni tanto me lo fa notare, ma il mio è veramente un lapsus, però è giusto che si dica Ma non come. sei l'unica, sono tante persone che Quindi siamo. sbagliano questa U per questa O. Guarda, ripeto, non si fa apposta, ma viene quasi Brava, sì, spontaneo. viene spontaneo. Dicevo, sono però ulteriormente contenta di averti qui e di vederti con Grazie. il fiocchetto rosa. Hai capito? Eh? Ma ci tengo poi, Ecco, il ci tengo fiocchetto rosa tantissimo. Mese della che. prevenzione. Bravissima, come mi piace ricordare in questo mese di ottobre, Sì. il mese della prevenzione per quanto riguarda il tumore al Il seno, tumore. quindi mai abbassare la guardia perché la prevenzione è Assolutamente. importantissima. E grandi esperienze abbiamo avuto anche in questo ambito. Come no? Come no? Siamo E, testimonio eh? che con la fe, con la buona volontà. La fe, voglio dire, La perché. fede. Ella habla La español, spagnola. claramente, la fe e la Con fede. la fede si possono Ma risolvere non solo tutto. la fede, perché insomma parliamo anche di persone che magari sono atee, no? Però ci vogliono altre cose, ci vuole la forza di Come volontà, ci no? vuole la forma mentis giusta, Ma io dico la ci vuole fede. l'affetto della famiglia che in Brava. certi momenti ti deve supportare e sostenere. Brava, io dico la fe perché è quello che mi ha portato a essere a me ottimista. La Cioè. persona che non ci crede può avere l'ottimismo, dai. Chiamiamolo Certo. così. Comunque, forza e coraggio a tutte le Sì, nostre sì. ragazze che Dai, non ci ci siamo vengono. capite. Come no? E noi siamo Come qui col fiocchetto per ricordare questo mese della prevenzione e ricordare queste splendide donne Si deve forti. diventare una guerriera. Guerriera. Oh, forte, forte. Luciare hasta la muerte, no? Sì, Ah. però che arrivi molto, 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 molto lontano quella lì. Certo, certo, Sempre certo. essere guerriere. Allora, cara Carmenza, io intanto voglio ricordare che tra un po' avremo l'ospite come ogni settimana e poi questo ospite sarà anche accompagnato da un personaggio molto interessante, ma sono onorata perché parleremo di un'eccellenza teramana, abruzzese e anche nazionale, oso dire. Detto questo, che cosa prepariamo quest'oggi? Allora, oggi prepariamo un dolce e non è tipico, tipico proprio della Colombia. Intanto vogliamo salutare Annissima che sta sul Ciao, trono, Annissima! che è il grande Ciao! maestro, il cake design, appunto Massimo Capradossi, ha realizzato Però è con stato le donne. Ma guarda, bravissimo! no, ma soprattutto Carmenza, è stato un gesto veramente carino, perché Carinissimo, una guarda! sorpresa. Pure mi è piaciuto tanto, mi è Beh, su piaciuto questo tanto. trono di pasta di zucchero, devo dire, lei sta comoda. Ma non si può mangiare? Magari no, nel senso che io ho preferito tenerla qui così finché dura, No, preferisco sì, no, ma tenerla stavo a come. scherzare, Anna. Però lui ci ha fatto una torta di pasta di zucchero che abbiamo poi gustato, Molto insomma. bella pure questa. Quindi torniamo a noi che mi preme di più. Allora, questo si chiama, lo dico in spagnolo, el dulce de las tres leches. Sarebbe il dolce dei tre latti, capito? Tres leches. Ecco, allora, questo è un dolce molto latinoamericano che in diverse parti si usa con una varietà.
capito? In Colombia lo facciamo molto semplice, ci sta tipo in Argentina che lo fanno di un modo, in Venezuela che lo fanno di un altro certo, modo. Diciamo che è un dolce sudamericano, brava, però poi con delle varianti ecco, in virtù del luogo. Benissimo. Dove si fa. Allora, voglio gli ingredienti, per prima cosa, vedo delle uova. Ecco, sono 5 uova, si vedono 6, però sono 5. Sì. E, no, scusate, veramente sono 4 uova. E 400. Guarda, io tu sei subito così e ci togliamo il pensiero. Benissimo, 400 grammi di latte condensato. Latte condensato, dove lo troviamo? Questo nei supermercati? Sì, nei supermercati si trova. Poi, stessa quantità del latte condensato della panna fresca. Quindi io vedo qui circa 450 grammi, quindi poi, insomma un mezzo litro di panna. Brava, un mezzo litro di panna e la stessa quantità è latte normale. Ecco perché si chiama tres leche, tre latte, perché latte condensato, panna da montare. Ecco, non normale, non necessariamente, e latte, quindi pari quantità, quindi poi, abbiamo detto circa mezzo litro per ognuno. Ecco, poi un pezzettino di una bacella di vaniglia e un pochettino di noce moscata. Ah, però avrei detto cannella, vedi? Sì. Vedo anche del burro. E il burro sarebbe pochettino per mettere sulla... Ah, quindi magari chi non ha burro mette la carta forno, va bene lo anche, stesso? Benissimo. Anche, benissimo. Una cosa che mi preme dire, che questo è un dolce senza zucchero, non so se avete, se eravate attenti, nella lista degli ingredienti non c'è zucchero. Perché questo? Mi dicevi prima, perché il latte condensato è comunque dolce, brava, però ci piace l'idea di fare anche un dolce meno dolce, insomma tutto sto gioco di parole per rendere un po' l'idea, mi piace. E poi perché è un dolce, Anna, che si può accompagnare con le frutte di stagione, però è buonissimo, buono col caffè. Ah, però, vedi? Col caffè bello... Allora, guarda, io direi di procedere così, perché a casa sicuramente sono curiosi l'idea di fare questo dolce con le uova, e quindi, insomma, sbattere delle uova senza zucchero a me suona un po' strano. Veramente? Perché, ti giuro, perché normalmente quando si fa un dolce, diciamo che la base è sempre uovo e zucchero che si sbatte la maggior parte delle volte. Sono curiosa. Allora, vai, cara Carmenza. Mettiamo il latte condensato, che è lo zucchero praticamente. Scusate che era bello coperto. Allora, intanto che fai questa cosa, io te la suono perché la mami, e oggi più che mai posso parlare della mami. La mami in Sud America è veramente la mamma per eccellenza. Sì, la mamma, no? Sì. Questa bella donna corpulenta. E mami, che poi si chiama sempre mami. Sì, no? Alla mamma se le chiama sempre mami. Qualsiasi sì. cosa accade, la mamma sta sempre in prima fila. Quindi la mami, come tu ben sai, si suona quando serve una mano. Più tardi probabilmente mi darai una mano. Benissimo. Anche a me. Quindi, allora, riuscita ad aprirlo. No, questa non mi serve. Questo ancora. Non ti serve, ma volevo vedere se c'era il tappeto, infatti c'è. Guarda, io sono così un po' una... te lo anticipo. Benissimo. Ecco qui, vedi? Ma intanto... A posto. Dai. Andiamo qua. Qua metto le uova. Bene. Intanto ti faccio un po' di spazio. Posso appoggiare qua? Sì. Come no? Tu sei la regina oggi. Ah, che bello! Allora, tutte le protagoniste di... le dolcezze di Annissima sono le regine della cucina. Questo qui, è bello, però. Quindi siete voi davvero le protagoniste. Poi c'è l'ospite, ma l'ospite è una cosa. Questa ma la è una protagonista per bellissima. Me è fondamentale, insomma. Questa è una bellissima. Una bellissima maniera di fare. Scusate, io mi lavo un momentino le mani perché. Certo, ecco qui la panna l'abbiamo aperta. Quindi la mamma ha dato. Lo faccio come a casa mia, scusa. Poi? No, tu sei a casa tua. No, e io ricordo sempre che noi entriamo nella casa delle nostre amiche, ma anche amici ci seguono tantissimi. Anzi, voglio dire che la ricetta della settimana scorsa, gli uccelletti di Anna Maria e Anna Maria, hanno avuto un successone. Quindi anche da parte di uomini, perché
Insomma, è vero che prevale, no, la percentuale femminile per quanto riguarda la cucina, ma soprattutto nei dolci, però devo dire che ci sono degli uomini che poi quando si applicano sono veramente bravi, fanno bene. i numeri. Evviva gli uomini, perché noi insomma si tende sempre un po' a bistrattare, no, la categoria maschile, ma invece insomma non dobbiamo assolutamente, anche perché ogni cosa è a sé stante. Brava, no? Non si brava. Può, io dico sempre, a me non piace generalizzare, perché insomma si va poi a sminuire magari colui o colei che non merita di essere sminuita. Mamma mia, che bella cremosità, vedi, guarda, mi hai stupita, perché ripeto, io l'idea di fare un dolce senza zucchero, dico, ma come prende consistenza? Vogliamo ricordare anche che noi nel frattempo, per portarci avanti, brava, anche per i tempi televisivi che sempre diciamo, abbiamo acceso il forno appena poco prima dell'inizio della trasmissione. Affinché fosse giustamente caldo, perché ricordiamo, ma ormai tutti lo sanno, che il dolce va infornato in un forno caldo, altrimenti ha dei problemi di... Io, guarda, vorrei controllare tanto per... Benissimo. Adesso metto... Abbiamo messo a 180, Sì, sì, adesso metto aggiungiamo la panna. E giro. Sì. Di panna. Guarda, la latte condensato da noi si usa tantissimo, quasi che tu cresci col latte condensato. Ma tu guarda veramente la differenza anche di culture, come poi condizionare anche l'utilizzo di materie prime diverse rispetto a un altro luogo. Allora, abbiamo messo tutta la panna. Sì, mo mettiamo, queste sono 250, metto, come sono 400 di latte condensato, tratto di... Erano 4,50 però, per essere corretta, io ho letto 4,50. Allora metto, quindi, non la metto tutta questa. Io dico, lascerei giusto un goccino, brava, che corrisponde a 450. Ecco qui. Intanto inizio a mettere la vaniglia. Ecco qui, mettiamo il bacello di vaniglia. Ecco. Che da noi si dice vainigia. Vainigia. Vabbè, benissimo. Che dolce ti appetisce normalmente? A me è il ciambellone. Allora, io le ho chiesto che dolce ti piace, quello che ti sfizia di più. Il ciambellone. Perché non lo so fare bene? Per caso un ciambellone che conosci? Casualmente, io ti ho fatto una domanda, non sapevo, ti giuro, quando hai detto il ciambellone mi è tornato in mente qualche cosa che hai gradito molto. Tanto, perché non lo so fare bene. Non mi esce. Ma guarda, io lo dico sempre, spesso la stessa ricetta, io, tu sai che te l'ho data proprio... No, dettagliata di più, però io non so perché, è vera questa cosa che non sempre riesce. Ma guarda, io se vogliamo dire, è quasi la prima volta che sto a fare un dolce, perché io non ho mani per i dolci. Allora, insomma, noi siamo felici di tenere a battesimo la parte dulce, creativa, per quanto riguarda appunto un dessert della nostra Carmenza. Beh, questo per me è un onore, veramente, sai? Veramente, Anna, non ti sto a dire bugie. Ah, se faccio un dolce mi esce sempre male, allora non ci... che buona questa notizia. Sì, brava. Me gusta mucho. Metto il latte. E lece. La lece. Mo lascio un altro. Questo non ha nulla a che vedere con il dulce de leche che io conosco, che ho mangiato a Cuba, quindi particolare niente. Il dulce de leche il dolce di latte non ha il tre latte, ecco. È soltanto fatto con un latte fatto cucinare molto lentamente. C'è anche il riso per caso in qualche variante? Ogni tanto le mettono il riso un po' tritato. Ecco, mi ricordo questa cosa. Ah, però è buono pure questo. Buonissimo. Sì. Allora, io volevo dire una cosa, Anna. Questo mix di latte, se si può fare dentro un frullatore, che le dà più schiuma, diciamo così. Magari lo gonfia un pochino. Brava, e sarebbe meglio. Allora, magari, se tu pensi che possa andare bene così, se no magari noi andiamo in pubblicità, accendiamo, così non tediamo a casa con il rumore del frullatore, gli diamo una montata, brava, così veloce, e così poi quando torniamo dalla pubblicità facciamo vedere quando lo informiamo. Benissimo. Va bene? Allora io intanto le metto un pochettino di noce moscata. Ok, pure. Ma la variante cannella ci potrebbe stare? Come no? No, io chiedo perché tante volte... A noi piace molto la cannella. Benissimo. La cannella è buona. Allora io ringrazio la regia per la pazienza, quindi andiamo in pubblicità, così diamo modo alla nostra Carmenza di montare questo dulce
De tres leches. Eccoci qua, mentre la nostra Carmenza sta imburrando la teglia che poi metteremo in forno. Brava. Abbiamo dato, come dire, una piccola montata, si fa per dire, perché chiaramente essendo tutto liquido non monta come una panna normale. Però vedi che è uscito la schiuma. Esatto, bella. Quindi gli ha dato quel po' di aria che magari può essere utile. Molo, allora, ho messo un po' il burro qua. Si mette quindi qui. Ti do una mano perché. Grazie. Ma dove può suonare? Allora la mami la suoniamo dopo, tanto. Perfetto. Abbiamo suonata prima. Ecco qui. Ma lo mettiamo al forno a 180 per 30 minuti. Ecco. Anche prima. Anche prima, meglio, perché così mi dà modo di fare lo speedy sweet, perché anch'io oggi ho bisogno di forno. Prego. Forno ventilato va bene, vero? Sì, sì, va benissimo. Allora, guardiamo più o meno il tempo. Sì, un 25 quarto. Minuti magari. Allora, intanto, cara Carmenza, a questo punto, prima che entrino gli ospiti che abbiamo annunciato, questa volta mami ha bisogno di te. Benissimo. Se mi dai una mano, tesoro, a sbucciare queste mele. Perfetto. Io te ne sono grata. Perfetto. Le mettiamo qui. Tu lasciamele intere che poi ci penso io a tagliare. Ah, sbucciare e tagliare? No, 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 lasciamele qui già sbucciate, poi le taglio perfetto. Io così non ti faccio lavorare troppo, però nello stesso tempo mi sei stata, come dire, utilissima. Benissimo. Allora, per lo speedy sweet io oggi ho pensato di fare uno strudel di mele. Allora, cosa succede? Che quando si torna da casa di fretta, indubbiamente non si ha troppo tempo, però siccome in casa il più delle volte si ha un rotolo di pasta sfoglia, perché ormai, come dire, è costume avere questo tipo di ingrediente, perché io una cosa ti devo dire, Carmenza, faccio tanti dolci, faccio tante basi per i dolci, ma la pasta sfoglia è una di quelle cose che non ho mai fatto e che non vorrò mai fare. Invece io quello lo so fare. Bravissima, ma io sai perché ti dico perché non voglio farla? Perché è un tipo di pasta che, come dire, non mi dà soddisfazione, cioè fai un pan di Spagna, allora tu vedi il forno che cresce. Ah, ho capito. Mi piace vedere le cose che crescono in qualche modo, cioè realizzate. Invece la pasta sfoglia mi rimane così anonima che non mi dà soddisfazione. Non però è un mio blocco mentale, voglio dire, poi ognuno. Sicuramente lo supererai. Allora, brava, forse mi insegnerai questa ricetta, anzi. Ti invito ufficialmente la prossima volta a fare la pasta sfoglia, così la imparo. Allora, mettiamo su una teglia da forno questa pasta sfoglia che abbiamo srotolato. Dunque, mentre la mia Carmenza appunto mi taglia le mele, sì, però devo fare un passaggio ancora prima. Allora, io ho portato la mia marmellata d'arance, però magari voi, se a casa avete, che ne so, di albicocca, di adesso è periodo di uva, anche se preferisco più una marmellata bianca per questo contesto, guarda, allora, facciamo un fondo di marmellata. Veloce, ecco veloce. Ecco qui. Poi io sto imparando perché io non lo so ma fare. Guarda, è facile, veloce, veramente. Indubbiamente con la temperatura di questi giorni forse non è proprio un dolce che invoglia, però insomma tutto si può fare. Io avevo questi ingredienti perché la mattina che vengo a Teleponte, devi sapere, mi metto alla prova anch'io. Brava. Cioè l'idea di venire qui e non sapere cosa fare di preciso. Quindi quello che ho in casa è come se io tornassi a casa e dovessi fare un dolce. Brava. Lo porto qui e lo improvviso. Quindi io avevo questa pasta sfoglia, avevo, ecco, per esempio, ieri ho fatto il parrozzo, avevo delle mandorle tritate, le ho tritate e le mettiamo come fondo. Poi ho sbucciato delle noci, le aggiungiamo lo stesso. Anna, prima che continui. No, basta così. Queste basta. Allora, a questo punto me le puoi sminuzzare. Fai delle fettine sottili così. Ecco qui.
dicevo, mettiamo anche della, guarda, dell'uvetta sultanina, che non dobbiamo bagnare perché l'umidità della marmellata andrà automaticamente ad ammorbidire. Così, Anna, piccoli o più? Come vuoi, tanto poi alla fine della fiera, guarda, io lo faccio al momento, quindi... Ah, brava! Brava. Perché deve essere una cosa senza problemi, risolutiva, appunto, diciamo così. Come si diceva, che deve essere una cosa rapida, uno torna a casa, magari hai messo sull'acqua e hai acceso il forno e ti fai il dolce. Ecco. Che se io... Allora alterniamo. Io avevo per esempio anche dei semi di sesamo, se abbiamo per esempio dei pinoli, cioè indubbiamente mettiamo quello che abbiamo. Ecco, metto anche dei gherigli di noce. Brava, però buono. E qui, cara, mi piace invece il profumo della cannella, che dà un po' l'idea anche di una cosa più invernale, più... Sì, anche esotica, brava, brava, sì. Mi sembra un odore molto esotico. Infatti. Molto buono. Infatti, guarda, a proposito di esotico, questa è una cannella che mi ha riportato mia figlia dal Marocco. Ed è diversa, lo sai, da quella che si compra. A me piace. Ecco qui. Quindi abbiamo messo la mela, non ti impazzire più, è sufficiente così. No, anche se non lo fai piccolo, benissimo. Ecco qui. E anche questo dolce mi piace perché non è molto dolce, come ripeto. Perché? Perché non ci va zucchero. Brava, basta la brava. Frutta, basta la frutta secca, basta la marmellata che è già dolce di suo. Quindi rimettiamo un piccolo profumo di cannella. Poi come si chiama? La mela pure un po' dolce. Esatto, dolce. Esatto. Tutte frutte, guarda, dolci delle frutta. Abbondiamo, diciamo, non facciamo vedere che siamo tirchi. E io ce la metto tutta, chi se ne importa. Brava. Perché le mandorle tritate assorbono anche l'umidità. C'è anche chi ci mette del pane grattugiato, però io preferisco più la frutta secca. Da, guarda qui. Dai canoni del dolce, allora, diciamo così. Lo chiudiamo. Hai visto come si fa subito? Questo poi si può assaggiare? Come no? E l'ho fatto apposta. E allora che stiamo qui a pettinare le bambole noi? Ecco qui. Guarda, chiudiamo. Ma guarda che facilità. Hai visto, cara? Poi facciamo un'incisione che è anche estetica, oltre che lasciare uscire l'aria. Ma sai che pure, Anna, che tu sei molto veloce, molto pratica per fare queste cose. Guarda, allora... però io lo voglio umilmente insegnarlo, perché io ho avuto difficoltà lavorando, tornare a casa e fare delle cosine sfiziose, non avevi tempo, e quindi mi sono, come dire, di necessità virtù, mi sono ingegnata. Allora, l'unico zucchero che bravissima. Tu vedi, io l'ho messo sul totale, diciamo, perché serve solo per fare una crosticina dorata. Allora, io invito la giuria, sì, la giuria appunto, invito la regia ad andare in pubblicità, perché devo aspettare un attimo il forno, così rientriamo con i nostri amici ospiti. Eccoci qua, tornati nella cucina Veneta Cucina, che a Teleponte ospita appunto le giornate culinarie, nello specifico il martedì con le dolcezze di Annissima. Ma io oggi ho il piacere di avere due ospiti particolari. Allora, innanzitutto consentimi, caro Stefano, di presentare il record man Patrizio Sciroli. Beh. Io oggi ho veramente... Beh, qui scatta l'applauso. No, ce lo vuole, pure grosso. Avvicinati. Ecco, perché stiamo parlando dell'eccellenza teramana, oserei dire nazionale, perché siamo reduci proprio da un qualcosa di nazionale. Ma internazionale, perché lui, appunto, ne parliamo. Appunto, io mi aggancio, però devo anche presentare questo omone che mi sta a fianco, il nostro Stefano Tisi. Grazie. Che anch'egli ha un qualcosa di nazionale che ricorderà. Stiamo facendo tante cose sul nazionale. Ci stiamo muovendo, però andiamo per gradi. Allora, innanzitutto ci salutiamo, perché noi dietro le quinte non ci siamo salutati, esatto. Non c'è stato il tempo. Non c'è stato il tempo. Io sono emozionato, grazie, perché ci siamo promessi tantissime volte di rincontrarci per le serate in giro, non è stato mai possibile per il lavoro che facciamo, sempre certo, di corsa. Certo, però finalmente vedi, dove si magna? Ma quando si magna ci stiamo. Quando è che va la pubblicità, perché scocchiamo una mela che... No, dopo assaggi il dulce della nostra Carmenza Tres Leches, Tres che Leches. Si sta
si sta preparando. Io vedo che, guarda, nonostante tutto sta crescendo. Io avevo dei dubbi. Si gonfia. Invece, parliamo del nostro Patrizio Ciroli. Allora, Patrizio Ciroli è un record man, ricordiamolo, lui ha fatto un'impresa veramente incredibile. 240... magari 224, 224 ore. Vabbè, 224 cioè, non è che, ore? Cioè, voglio, ma vedi la modestia, cioè, è non vero? È che sono 20 ore, non è che abbiamo detto chissà quali castronerie. Quindi, onore al merito al nostro Patrizio Ciroli, perché è veramente impresa. Ma poi non gli è bastata. No, stiamo vedendo le immagini in questo momento del grande Patrizio Ciroli. Qui addirittura, se non erro, caro Patrizio, qui era invece il secondo record che tu hai realizzato, perché lui non pago del primo, che è stato veramente dura. Guarda, io, Patrizio, ricordi che sono stata con te in qualche misura vicino, ti ho sostenuto e veramente ti ammiravo tantissimo, perché la forza che hai avuto e, lasciamelo anche dire, la forza che ha avuto la tua famiglia nel sostenerti, perché cosa molto importante, signori, dietro a un artista, dietro a un recordman, un atleta, comunque c'è una famiglia che, guardate che marea di gente che ti sosteneva. Folla oceanica. Che bello, Patrizio, che bei ricordi, vero? Bello, bello, sì. E da guarda, vedi la teramanità come ti ha sostenuto, anche se qui potremmo aprire anche una polemica magari, siccome noi andiamo oltre queste cose, perché come si dice, nema profeta in patria, esatto, però, come per me ad Ascoli che non faccio niente, e invece a livello nazionale hai fatto, quindi io dicevo, un plauso davvero a Patrizio Ciroli, alla sua famiglia e alle sue imprese, perché sono davvero delle imprese. Ma la cosa che mi preme anche dire, noi abbiamo un concittadino che è sul libro del Guinness dei primati, eccolo qui, signori. Quindi, per chi non ci crede, eccolo qua, guardate qua. E dentro c'è il nome del nostro Patrizio Ciroli, grande, grande onore per noi teramani, davvero. Patrizio, allora intanto ecco, vediamo pure giornali, che la stampa ha dedicato, la stampa locale, i media locali hanno dedicato. Ma perché? Già qualcuno sicuramente l'avrà riconosciuto. Esatto. Perché qualche giorno fa, una settimana fa circa, dei giorni fa, il abbiamo nostro... visto dove? Allora, su canale 5 a Tu sì che vales. Dove però... anni prima abbiamo avuto il nostro Stefano Tisi con il suo, ricordiamo, il collega Gianluca, salutiamo ad Italia's Got Talent. Esatto, che poi è la stessa cosa, hanno cambiato. Ma guarda, sì, ora un po' mi è dispiaciuto che l'ho mandato a Canale 5, lo sai perché? Meritava di più, meritava. Allora, diciamo pure che meritava lui è un impresario, perché sennò senti a casa... Aspetta, fermo, non usiamo la parola impresario, perché allora, nel tiramano come allora, guarda, parli male, no, senza no, offese no, no, in questo settore. Però usiamo un termine che ti qualifichi. Ma cioè, guarda, tu comunque sostieni anche degli artisti, no? Sostengo degli artisti, li produco, tra virgolette, ma appunto, siamo amici, siamo. Io soprattutto, prima, ma quello è tutto per sbaglio, tutto per gioco, già l'ho detto in qualche trasmissione quando ero ospite proprio qui a Teleponte, e andavo tutto per sbaglio, già con, ecco, Italia's Got Talent, poi abbiamo... Più che per sbaglio, per gioco, dai, diciamo... Sì, per gioco, alla fine ho investito su me stesso. Perché per sbaglio può sembrare una cosa, vabbè, non ci volevo andare, no, l'ho fatto. Ci credo. Invece, ecco, appunto, quindi... Allora, che è successo? Che un giorno, amico del grande, in tutti i sensi, Stellina, che abbiamo fatto? Abbiamo giocato a fare quella cover che ha fatto lui di Psy, Mova Cammagnà, successone, e poi ho detto, guarda, proviamo, andiamo in televisione. E se lo so, contesi la De Filippi e Paolo Bonolis. Poi chi ha vinto? L'uomo, la De Filippi. No, dico scusa, dico l'autore della De Filippi. Che per non fare polemiche. No. Ma torniamo al nostro protagonista. Ma ho detto Stellina anche... perché? Perché infatti, è merito suo. Esatto, infatti io voglio ringraziare tanto Stellina che l'estate passata mi videro su a Lacona. E mi disse, bello quello che fai il Pinocchio, ci penso io per te. Infatti poi a distanza di poco tempo mi ha portato con tutto il cast su a Roma a fare questo casting e grazie a lui lo devo ringraziare, tutti quelli della sua produzione che mi hanno permesso e hanno creduto su di me.
Ma non solo Stellina, senza nulla togliere. Guarda che a te, caro Patrizio Sciroli, tante altre persone hanno creduto su di te, sia a livello affettivo che a livello di, anche di solidarietà. Ma, perché veramente sostenerlo, Anna, era importante, secondo me. Nella messa in onda su Canale 5, che non possiamo vedere per problemi di privacy, diritti, certo, liberatori, eccetera, è andata una voce maschile all'inizio, poi è andata una voce femminile che mi ricorda qualcuna, ma mo non so se la conosci. Ma guarda un po'. Su Canale 5 c'è anche una voce. Beh, devo dire che sono certa stata Anna, una certa Anna. Sono stata molto onorata, perché noi facemmo appunto la voce della Fatina, no? In qualche modo. Del, però diciamo di che si tratta, del nostro Geppetto Sciroli, perché Patrizio Sciroli si è inventato una cosa, sì, a mio avviso emozionante, particolare, che solo un animo sensibile può creare. Con la sua bicicletta, con la sua bike statica, ha creato il personaggio di Pinocchio, che ormai tutti sanno, non dobbiamo magari stare a dire più di tanto. E lui mi chiese molto carinamente di fare la voce narrante, no, di questa storia che in 4 minuti si svolge, perché fatta, sì, poi diciamo pure un'altra cosa, ha costruito tutto con le sue mani, sì, quindi massimo valore. Devo a te anche l'idea del tronco di legno. Grazie, per vabbè, ma Anna, hai fatto tutto tu cucini, non è vero, tanti, non è vero, presenti, fai televisione, non è vero, fai pure la falegnano, ma insomma, fai fare qualcosa anche a noi. Sai cosa? Che devo dire, Patrizio mi fece vedere questa sua bella iniziativa e io gli suggerì, ma veramente più che altro perché per rifarci un po' alla fiaba, disse, sì, Patrizio, ma che dici se mettiamo, non la voce, lui già mi chiese la voce, se mettiamo l'idea che questo tuo Pinocchio esca da un tronco, come fiaba vuole, no? Sì. E lì nacque quest'idea, ci siamo sentiti, però io ti ringrazio per avermi voluto nella tua narrazione e grazie che l'altra sera mi sono anche un po' emozionata a sentire la mia voce tu pedalavi, però diciamocela un po' tutta, esatto, io sono rammaricata che il Pinocchio di Sciroli non è stato saputo valutare, perché la De Filippi, infatti, con tutto rispetto, è andata oltre, cioè non ti ha dato modo, a mio avviso, per quello che ho percepito, non ha capito il senso, ha valutato l'esibizione, l'esibizione, ma quanto ha avuto un pregiudizio già iniziale dicendo no, Pinocchio non si tocca, ma che ragionamento è? Allora guarda Anna, la tua era una fiaba rivista e corretta. Allora, voglio dire una cosa, io ero nello studio perché io accompagno gli artisti della mia scuderia come accompagnatore. Io intanto do uno sguardo al proposta, è cotto? Come stiamo? No, perché la fame si fa sentire, è ora pure. Guarda, io penso che 2 minuti possiamo ci siamo. Quasi pronto, quindi due minuti è quasi pronto. Mi dispiace per voi che non potete assaggiare, è meglio per noi. E dicevi? Dicevo, io ho accompagnato Patrizio, ma accompagnerò tutti gli altri, perché una puntata ne abbiamo della mia scuderia, se posso nominare la produzione, la mia produzione artistica, certo, la certo. Non solo musica produzioni. Allora, ho accompagnato e stavo nel pubblico. Nel pubblico ho visto tutto quello che è stato detto prima, dopo, durante, non è andato tutto in onda, ma tante polemiche non le posso fare perché se mi sente la De Filippi mi licenzia subito. Quindi, ciao Maria, tutto a posto, non ti preoccupare, tutto bene, il dolce pure per te. E allora, che è successo? Che quando la De Filippi ha detto questo personaggio, la fiaba di Pinocchio non si tocca, non si dovrebbe toccare, c'è stato un no, esatto, in mezzo al pubblico. Tanta gente ha detto, ma no, ma perché? È stato carino. Quindi, quando hanno detto che il pubblico ha detto di sì, tu sì che vale, se il pubblico ha detto, effettivamente era vero, tanti sono stati scontenti della reazione della De Filippi. Ma, infatti io credo che una sorta cosa di vittoria lui l'ha avuta, perché il pubblico poi, allora, parliamoci capire, lì ci sono dei giochi, diciamocela. Tu perché stai qua? Perché c'è la televisione, perché c'è la gente che ci guarda, certo, è il pubblico che comanda, esatto, se sovrano, piace, sempre è sovrano, lo dicono, no? Quindi per me è stata una grandissima vittoria, no, ma anche per me comunque, anche per lui, perché devo dire io credo che sia comunque onorevole il fatto di essere stato chiamato, perché badate bene, ma non è tutti i giorni la Mediaset ha avuto bisogno di lui, appunto. Attenzione, non, la Mediaset non chiama tutti al telefono, oh vieni tu qua, là. No. Ma non sapete che cosa c'è dietro di preparativi, di telefonate, di mail, di contatti, viaggi. Quindi poi alla fine della fiera, vabbè, accettiamo, come dire, le regole del capire. Gioco. Prima dai. Serata, Canale 5, dalla De Filippi, Guinness dei primati. È sempre che poi una lui, soddisfazione. Oltre ad essere uno sportivo. Intanto lo vogliamo sfornare, sì, sì. Io. No, io scusa se tengo, no, perché dobbiamo infornare
Cioè, Patrizio, ma in dubbio che tu, scusa, no, no. Facciamo già capire, sai che facciamo intanto che ecco. Io penso che ancora allora, un pochettino, io sì. Un altro che po'. Allora, io ho infornato, sì. Vieni Carmenza, siccome io ho infornato contemporaneamente lo strudel, voglio dire che non c'è problema, perché di solito quando si apre il forno si abbassa. Non c'è problema perché il dulce tre leches non ha lievito, quindi brava. Problema non ce n'è. Ah. Lo strudel non ha lievito, quindi possiamo farlo. No, perché da casa magari dicono, oddio, hanno aperto il forno, si abbassa, eccetera, eccetera. Invece no. Siccome mi piace essere... Sei puntigliosa. No, corretta, perché dobbiamo anche, no, se no che stiamo veramente a dire cose che non sono. Carmenza, però, stai anche tra di noi, vicino al nostro... Qua, siamo tutti, ecco, siamo se, tutti. Se il buon Simone inquadra tutti, perché mi fa piacere averla in mezzo a noi. Io volevo fare una domanda a Sciroli, a Patrizio, perché diciamo che l'esperienza l'ha vissuta lui. Sì, sì. Caro Patrizio, al di là di tutto, intanto ti voglio ringraziare, signori, guardate, anche lui oggi ha messo la spilletta della prevenzione di, appunto, del tumore al seno il mese di ottobre. Grazie per questa sensibilità, ma d'altra parte da te, come dire, sfondo una porta aperta. Ti dicevo, voglio chiederti, al di là di tutto, sei rimasto deluso o comunque l'hai vissuta come, vabbè, però ci sono stato. Mm-hmm. Ma di mia risposta dico questo, le attenzioni che mi hanno dato per qualche giorno via telefono, le attenzioni che mi hanno dato quando sono andato dalla mattina alla sera prima di entrare in scena, mi aspettavo un qualcosa di più, però alla fine mi rendo conto che è stato bello ed è una grandissima esperienza. Sono stati alla fine tutti carini con me della produzione, sono soddisfatto. Pensavo allora, di andare avanti, però è andata bene lo stesso così. Voglio sfriculiare un pochino, no? Per fare un po' di pettegolezzi che magari vuole. A casa, come sono dire, curiosi, se l'aspettano. Curiosi. Hai visto qualche movimento oppure effettivamente va avanti chi merita in qualche modo? Cioè, senza esporti, voglio dire, ma però se, magari capiamo un po' anche i meccanismi, se no? Se devo dire la verità, c'è qualcosa sotto sotto, lo sappiamo tutti. Ecco, no, no, vabbè, senza entrare ma nei che dettagli, non sappiamo, però. Che non sappiamo, non sappiamo. No, magari non vogliamo nemmeno sapere, perché poi, per l'amore di Dio, lungi da noi a mettere in dubbio. Però io, siccome lo chiedevo al diretto interessato, perché lui è stato lì, ha respirato quest'aria. Invece, altra domanda... Hai fatto qualche amicizia durante il casting? Magari, che ne so, hai condiviso qualcosa con qualcuno particolare? Ah, a proposito, vedi la sudamericana che ti combina? Giustamente, perché tra sudamericane... Com'è Belen? Ma Belen gli ho dato il bacio, poi non l'ho fatto vedere in diretta. Ah, mannaggia. No, però onestamente, secondo me è una bella donna, è stratosferica. Però tanta gente mi ha chiesto come dal vivo uguale in televisione. Come dal morto, appunto. Ma beh. Non è perché sto qua, io preferisco Anna. Vabbè. Sì, no, ciao. Sì, Anna. Regia, Anna. Puoi anche chiudere. No, ferma qua, ma vamo a parlare, regia. Almeno Anna ti fa uno strudel, un ciambellone, la pizza ripiena, porca miseria. Ah, quindi ti prendo per la gola. Comunque Anna, rispondendo a quello che mi ha detto prima, appunto. Io mi sono ritrovato con tre ragazzi che precedentemente ho fatto 3 anni fa un casting Italia's Got Talent che presentai l'acrobatico. Guarda caso invece li ho presentato quest'anno Pinocchio, mi hanno chiamato per Pinocchio. Che strana sta cosa pure. Ecco. E loro mi hanno riconosciuto, era una ragazza di Reggio Calabria, e 2 ragazzi del nord, uno di Varese e uno di Sondrio, se non ricordo bene. Però il bello è che mi hanno riconosciuto. E bravo. Quindi, insomma, sì. E tu te li ricordavi? Te li assolutamente no, sono stati loro avvicinati, ah, non sei quello della bicicletta. Vabbè, ma d'altra parte, scusate, un record man non è che te lo scordi così e non è che tu lo incontri tutti i giorni. Anche se quindi... devo dire una cosa, questo per me è importante. Mi ricordo 3 anni fa quando feci Italia's Got Talent, il casting, il provino, tutti i ragazzi che mi videro con il libro, non era questo, però era un altro, mi disse, tanto tu passi perché quello che fai è bellissimo. Dunque, riflettendo a quello che diciamo prima, è sempre il popolo. Loro facevano parte del popolo, no?
che a me non poi mi ha chiamato. Posso aggiungere, gli hanno dato tanta attenzione, diciamo che anche io, Stellina, abbiamo, no spinto, però abbiamo detto agli autori, guardate che questo è davvero un grande, ha fatto dei Guinness, lui soprattutto è una brava persona, perché c'è da capire, noi segnaliamo alla Mediaset, alle produzioni Mediaset, gli artisti sì, ma persone serie, composte, che non danno rogne. Patrizio è anche troppo timido, anche troppo un serio. Un nome e una garanzia. Sì, e poi ecco, gli hanno dato tante attenzioni, spettacolarità, infatti si pensava che andava avanti per poi proporre tutte le altre decine di cose che sa fare Patrizio, perché poi lui ecco, è uno sportivo, ma è altrettanto artista. Fantasia, tanta fantasia. Ma guarda, per fare una per creare una cosa del genere, una fiaba che è nata con una bicicletta statica, cioè io sì. Solo l'idea, per me va premiato già questo e secondo me se lo facevano andare avanti ci stupiva con gli effetti speciali. Purtroppo la De Filippi però, è imprevedibile. Allora, vogliamo dire tutta, signori, noi siamo fieri ed orgogliosi comunque di avere un personaggio di cotanto spessore, perché veramente l'abbiamo detto a livello umano, ma anche di umiltà, perché ci sono persone che se la tirano con molto meno, mentre lui ci ha messo la faccia, la fatica, perché pedalare 224 ore, signori, vi posso garantire. Penso che le stai a toccare con quelle parole, perché credimi, un po' vedo, sì, si sta emozionando, ma perché lo ricordo, lui accumulava 5 minuti ogni ora per dormire, e capite che 5 minuti non si fa in tempo nemmeno a scendere dalla bicicletta, quindi in 6-7 ore accumulava quei 35 minuti più o meno, dormiva 30 minuti dormire e poi tornava in bicicletta per 10 giorni, cioè è una cosa, io mi ricordo gli ultimi tempi, io faccio veramente il contrario, aveva, faccio. Aveva delle, quasi delle allucinazioni, ti ricordi Patrizio anche che i medici stavano vicino, quindi cioè, lui dormiva... facciamo un applauso a Patrizio Sciroli. Eccellenza, grande persona e veramente ti auguriamo una brava persona. Guarda, ne parlavamo prima, dietro le telecamere, si parlava di artisti, perché organizzo anche concerti, anzi porto il saluto al pubblico, sì, ecco, faccio come fosse la tua trasmissione, porto il saluto di Nino D'Angelo a tutto l'Abruzzo, a tutto il Teramano, che lui verrà qui al confine tra le Marche e l'Abruzzo il 7 di novembre a San Benedetto. E proprio tanti biglietti più venduti proprio a Teramo. Dicevamo, per chiudere questa piccola parentesi, e poi andiamo in pubblicità, artisti, grandi cantanti, ma alla fine quelli che sono andati avanti, quelli che sono emersi per tanti anni, come il grande l'artista Anduccio, la ricetta che salutiamo, grande, ciao che maestro, lo vogliamo qui, caro Germano, ti aspetto assolutamente, lo portiamo. La ricetta, l'unica ricetta, l'unico ingrediente prima di essere un grande artista è l'umiltà. Bravo. Quello è il primo ingrediente. Patrizio Sciroli ne è la prova, ne è l'esempio. Ecco qui. Vieni Patrizio, intanto avvicinati, intanto che noi andiamo in pubblicità, tra un po' sforneremo i nostri dolcetti e tu sarai l'assaggiatore ufficiale. Va bene. Io avere un assaggiatore record man non è una cosa, solo Annissima e le sue dolcezze può averlo. Pubblicità. Onore. Eccoci tornati. Allora, intanto nel frattempo abbiamo sfornato il dolce, se la regia ecco, riesce a inquadrare. Naturalmente non oso toccarlo, non perché toccare. Ustiona praticamente, quindi dobbiamo farlo raffreddare, però Carmenza magari con un coltello fai vedere qui come si è formata una bella crosticina, è pulito. Ecco, bello asciutto, e poi quando si fermerà, sì, perché il calore appunto è troppo, si ferma, diventa un po' come, dico un'idea, una sorta di panna cotta. Per dare la consistenza, ma nulla a che vedere con la panna cotta, che inoltre nella panna cotta ci va anche la gelatina, quindi non c'entra nulla. C'è un profumo, guardate, veramente incredibile. Ma vero, perché caro? Non inventano le telecamere dove si sente brulatore che va in onda? Lo diciamo sempre, lo diciamo sempre. Tu sei stato mai in Sud America? No. Dovete andare in Sud America. Che zona più o meno? Colombia. Guarda, fa una cosa, quando riparti tu vengo pure io. Ma lei ormai è qui, alla sua famiglia, alle sue figlie che saluto. Facciamo una gita, dai. Anzi, una delle tue figlie, abbiamo Teleponte, ha avuto il piacere di averla nella trasmissione sportiva, credo, sì, sì, non vorrei fare una gaffe, sì, ma Daniela. Poi sono delle indossatrici, insomma. C'è un futuro
per queste splendide ragazze. Ma d'altra parte, scusate, mi potete fare dalla regia un primo piano alla nostra Carmenza? Cioè, voglio dire, no? Guarda, ma, non ti dico che divento rossa perché non si vede. Ecco, vedete, è brillante, è autoironica, solare soprattutto, perché insomma chi viene da un paese così non ha può... Ha un sorriso contagiosissimo. È vero. Guarda, mette, veramente, trasmetti simpatia e allegria già solo così col sorriso. Io penso che è quello che ho dentro. Brava, sì, infatti... ecco, diamo questi messaggi positivi, noi col fiocchetto rosa, cara Carmenza, ricordiamo il mese della prevenzione e questa è la positività di donne, guarda, che hanno affrontato un cammino e brillantemente, brava, brava, sì, ti stimo molto sorella e tu lo sai, sì. Mia hermana. Allora, torniamo al protagonista, al nostro Patrizio Sciroli. Una domanda che esula adesso dai Guinness, continuiamo a vedere le immagini del nostro Patrizio. Il dolce che ti piace di più, che ti appetese, come ho detto prima alla nostra Carmenza. A quale dolce sei legato, Patrizio? Ecco, guardate lì la festa, portato la in trionfo il nostro Patrizio Sciroli, che vi posso garantire in quel momento non connetteva granché. Vero, Patrizio? Ti ricordi? La consegna del Guinness. Esatto, appunto dal rappresentante del Guinness World. Ma lui, mi ricordo che diceva appunto, si ricorda tutto un po' come un sogno, perché lì la lucidità viene a mancare. Guarda, e nonostante tutte quelle ore lui sale in piedi, continua a pedalare. Io credo che più per forza di inerzia, caro Patrizio, no? È vero, anche quello, sì. Vediamo i tuoi figli anche inquadrati, che belli. Beh sì, sono stati molto d'aiuto. Ti hanno sostenuto. Io saluto Tiziana, ecco, la splendida moglie che è a fianco al nostro Patrizio Sciroli. Tiziana veramente una creatura che veramente dietro a un grande uomo, e mai è stato così vero, c'è una grande donna. Saluto Tiziana e i tuoi figli splendidi. Grazie. Detto questo, qual è il dolce che ti ricorda, che ne so, la tua infanzia o che comunque ti piace di più? Hai detto bene, perché io ci sono nato. La buon'alma di mia madre, come si può dire, faceva sempre la classica torta, quella, come si chiama, casareccia, no? Ah, la pizza dolce. La pizza piena. Con la crema, dolce. Pezzettini di cioccolato, di cocco, noccioline, queste cosettine qua, tutto tritato. Zuccherini sopra. Sì, esatto, mi è rimasto sempre... La crema di burro. Questa è quella, sì, questa è la prima... E invece nel quotidiano, cioè magari un dolce che preferisci, che ne so... Ma alla fine mangio un po' di tutto, dunque non mi viene in mente. Invece, per quanto riguarda la pizza dolce, sei proprio legato, sì, la numero uno, anche sì, esatto, affettivamente. E tua moglie, per quanto riguarda i dolci, com'è? Guarda caso la fa uguale come quella che faceva mia madre. Allora io devo fare un plauso al nostro Patrizio Sciroli, perché è rarissimo sentire un uomo che dica il contrario di mia madre la faceva meglio. Invece oggi ho avuto tante belle cose che mi hanno stupita, perché sentire un uomo che dice mia moglie la fa meglio di mia madre, beh, veramente è un grosso complimento a tua moglie. Mamma mia, bravo. Perché penso, Ioana, che lui è una persona buona, di quel poco che ho visto qua, è di cuore, sì, buono, cioè, e non si tiene le cose per sé, allora, ma le sa riconoscere. Come sei buono di cuore, Patrizio, siccome sei buono di cuore, di animo, dobbiamo elogiare tutto, grande persona, tua moglie sa fare molto bene la pizza, perché non ce la porti la prossima volta a bella pizza? Come no? Per vedere se è vero quello che dici, se sei buono. Allora, guarda, tu con me sfondi una porta aperta, io lancio la sfida alla nostra cara Tiziana, brava, ti aspettiamo in trasmissione e ci fai la pizza dolce che piace tanto a tuo marito e che hai superato tua suocera, che insomma è anche lì un bel trofeo, superare una suocera. È un Guinness. D'altra parte una moglie di un Guinness. Non voglio sminuire, ma voglio dire che Patrizio, lo dico nel senso buono della parola, è una persona semplice, ma nel senso nobile della parola. Brava. È questo che secondo me dà quel valore aggiunto. Perché badate, io ho visto delle serate di Patrizio Sciroli, che è stato chiamato da tutta Italia, in Abruzzo spessissimo, nei luoghi più interessanti, ma io vi avrei fatto vedere la modestia con cui si è posto, non se l'è mai tirata, anzi ha fatto mano valanza, che certo volte ero io stessa a dirgli, questo testimone, fatti aiutare a portare la bicicletta, le cose, tu sei l'artista in qualche modo, non è perché te la devi tirare, però insomma, questo per dire veramente la semplicità. Lo stiamo mettendo in netta difficoltà il nostro Patrizio Sciroli. Ma io sottolineo quello che dice Anna, se non era così non lo portava a fare i provini.
come ho detto prima. Beh, perché lui ci ha fiuto, quindi no, giustamente. Prima di tutto la serietà e l'umiltà, cosa che ho trovato in lui, in Stellina e tanti altri. Che abbiamo detto prima. Esatto, appunto. Questa è la prima cosa. Poi, ma anche un grande artista, grande. Scusa, grande. Tu hai detto che poteva venire la moglie sua. Tu, sì. Da cucina, da dolce. Ma allora, io. Brava Carmenza, io non sono molto pratico in cucina, infatti da poco nelle Marche. No, ma lei ha fatto una domanda più profonda. Ah, hai capito. Una donna? Una moglie, no, oggi, nel senso che cucina, no? No, brava, brava. Cioè, era quello il senso. Tutte e due. Non sono tutte sposato, non sono sposato. E poi col mestiere che faccio mangio spesso quella sagra. E si vede, devo dire che si vede che mangi un po' quella, eh? Sì, di profilo, infatti la telecamera. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Sì. Giornata veramente puntata scoppiettante, veramente carina. Molto. Intanto, il dulce Tres Leches della nostra splendida Carmenza si sta fermando, sì. E guarda, veramente ha un aspetto imitante. Noi abbiamo tempo, per noi abbiamo tempo. Oh, mi dispiace, ma prima di chiudere vorrei sfornare il mio Speedy Sweet che oggi è stato Patrizio, oggi in Sabadala, oggi si mangia. È stato lo strudel, wow, che spettacolo. Brava. Solo che adesso anche questo scotta. Quindi come dire, io l'avrei voluto sfornare per prepararlo un po'. Io allora, siccome ho le mani d'amianto, ci bella, proviamo? Ci proviamo? Bella domanda. Guarda, no, ma non ti scottare. Ma ho paura ma che tu lo si puoi rompa. Togliere senza esatto. Per esigenze televisive facciamo una cosa più. Vediamo un po'. Anche se. Che cosa viene fuori per chiudere un po', come dire, in bellezza. No, più che altro perché non mi piace l'idea di questa teglia. Ah, esatto, perfetto. Ecco qui. Ecco qua. Oh. D'altra parte. Spettacolare. Ecco qua. Come dire. Come è buono. Dire. Allora. Ah, non è finita, non è finita. Ecco qua. Ah, qui non è finito ancora. Quindi. Che buono. Ecco qui. Allora, Carmenza, per quanto riguarda il tuo dolce, mm-hmm, che mettiamo qui, così si vede meglio. Mettiamo qui lo strudel. Si può eventualmente, se vogliamo dare un suggerimento, si può arricchire con, dicevamo prima, della frutta fresca. Ma tutta, quello si deve raffreddare e poi tu tagli il pezzettino e lo metti su un piatto accompagnato o di fragole. Quindi possiamo di mele. Mettere anche frutti di bosco. Brava. Magari anche del cioccolato fuso. Quindi un accompagnato po' accompagnato sì, a fianco. Ma il cioccolato non rimarrebbe troppo dolce. No, ecco, appunto io chiedo perché è giusto dare i suggerimenti a casa. E invece con un po' di caffè, però senza latte, caffè nero. Ecco, vedi che gusto. Allora, ci gusta molto questa tua pietanza originale. Allora, ricordo che io oggi sono stata onorata di aver fatto fare un dolce la prima volta alla mia cara amica Carmenza. Quindi, anch'io, caro Sciroli, ho fatto un record. Allora, vogliamo salutare a casa, auguriamo veramente grandi successi al nostro Patrizio Sciroli, che sicuramente altri lidi ti aspettano. Ci saranno tantissime novità. Esatto. E che Non ti scoraggiare, la De Filippi ha solo perso un'occasione. Nel frattempo, appuntamento con la cucina di Teleponte dal lunedì al sabato. Nello specifico, ci vediamo martedì per le dolcezze di Annissima. Ma nel frattempo, godetevi la vita. E noi ci mangiamo lo strudel.